Ciao a tutti! Oggi sono qua per fare una pulizia e oggi voglio pulire questa parte, tutto questo. Non lo so se riuscirò a fare tutto in oggi, perché io non lo so, vediamo, ho voglia. Almeno questa parte in mezzo e quella di là, io voglio vedere se riesco a finire oggi e se riesco a fare questa anche, vediamo. La casa è in ordine, tutto a posto, e metto in pratica tutti i giorni, come sapete, le abitudini preziose per mantenere la casa sempre in ordine, che è un ebook gratuito che ho qua. Se tu non li hai e vuoi prenderlo, è un regalo per te. Il link è nella prima riga della descrizione. E se tu sei arrivato qui per la prima volta, ti invito a iscriversi, a fare mi piace in questo video e a condividere questo video con i tuoi amici. Per pulire questa parte qua oggi, io userò quella miscela che io faccio per pulire i vetri. Ma Marlinda, c'è legno e non usi la miscela mai più povera? Oggi no, oggi userò quella miscela che io faccio sempre per i vetri, perché? Perché c'è tantissima parte qua in vetro, le porte qua, e quella miscela lì non fa male, anche se io passo sul legno, non c'è nessun problema. È facile da fare e non c'è bisogno, non c'è nessun problema e io voglio fare una pulizia profonda. Adesso inizio. La miscela è molto semplice da fare: acqua, ammoniaca e il nostro ammorbidente. Io metto tutto a occhio, quindi è facilissimo. Guarda qua, un po' di ammoniaca sarebbe più o meno 2 o 3 tappi e un po' di ammorbidente, più niente. Per la miscela io uso pano in microfibra, guardo qua 3, metto uno, lo bagno bene e l'altro per asciugare, sempre così. Quando questo sarà troppo sporco io cambio l'acqua, cambio la miscela e metto un altro, uso un altro pano. A prima cosa è spolverare, guarda quanta polvere c'è quassù, mamma mia, molta veramente, quindi meglio spolverare prima per non sporcare troppo l'acqua e anche il pane, così va meglio. Adesso possiamo iniziare a pulire con la nostra miscela, pulisco bene, un bagnato. Dopo io devo asciugare bene con questo asciutto e così via. Anche qua facciamo la stessa cosa. E mamma mia, guarda com'è rimasto brutto il pano Swiffer. Non avevo mai visto tanta polvere qua sopra. È che ho lasciato un po' di giorni proprio senza pulire. Ma fa niente, oggi puliamo tutto, lasciamo tutto bello pulito e anche profumato, perché questa miscela profuma anche, perché l'ammorbidente c'è un bellissimo profumo. L'opzione è questa che io ho fatto, che ho prima spolverato con il Swiffer per dopo passare la miscela e un pano asciutto, perché mamma mia ragazzi, guarda qua, sporchissimo c'era. Adesso io metto via quel Swiffer, prendo un altro, che così mi approfitto già che sono qua sopra e metto a posto anche qua il muro. Io passo il Swiffer qua, pulisco tutto. Qua sopra facciamo velocissimo, anche perché per sorpresa mia c'è meno sporco che sopra la nostra credenza, qua c'è di meno. Questa parte qua c'era un po' di aragnatele, per quello io ho voluto proprio pulire bene bene in questo angolino qua.
c'era proprio una ragnatela grandissima. Con questo panno io pulisco bene e rimane bello pulito. Adesso in questa parte qua è il lavoro più noioso che c'è, che devo togliere tutti i bicchieri, tutte le cose piccoline che ci sono qua e pulire bene ogni verso, perché devo fare bene 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 dentro tutto, sennò non riesco a mantenere la pulizia giusta. Quindi facciamo un bagnato, dopo un asciutto anche nei tutti gli angolini e così finiamo. Bene, ho deciso di mostrarvi prima che vado avanti, perché sennò il video diventa troppo noioso, perché devo togliere tutto questo qua e togliere le polvere, passare la miscela e dopo rimettere tutto. Quindi volevo mostrarvi, qua non c'è tantissima polvere, non so se riuscite a vedere, ma penso di sì, la macchia dei bicchieri, un po' di polvere accanto, anche se io chiudo sempre qua, ma come sapete ogni tanto si apre e va dentro le polvere. E questa miscela è veramente bella, perché pulisce e toglie tutto. Io questi bicchieri, sto pensando qua, oggi non li metterò in lavastoviglie perché non sono sporchi, volevo solo fare una risciacquata, ma penso di farlo più avanti quando iniziamo c'è l'inverno, iniziamo a usare di più, che facciamo le tavolate qui nella mia sala pranzo, facciamo le tavolate quando ci sono la famiglia, quando c'è alla domenica che c'è freddo. E io rinciacco loro, adesso oggi no, oggi li metterò ancora così, pulirò qua e dopo vi faccio vedere quando avrò finito. E voglio pulire anche questa parte, questo vetro, sempre con questa miscela, pulisco bene, bagnato, dopo asciugo subito e così non ci sono alloni. Parte qua ho finito. Anche questa porta, perché già che io dovevo pulire questa di vetro, ho sistemato anche questa fuori, mi manca dentro, adesso inizio a pulirla dentro. Il bello di pulire con acqua e ammoniaca è che toglie tutte le impronte. Guarda, faccio così, non riesci più a vedere nessuna impronta. Guarda che bello lucido, lucido veramente, è un specchio. E questa è una pulizia che io la faccio tipo, non so neanche a dirti, ogni 3 mesi o anche di più, perché rimane bello pulito dentro e fuori e non è che c'è bisogno di fare tutti i giorni. Qua no, qua in questa parte io pulisco praticamente un giorno sì, un giorno no, perché è dove arriva più la polvere. Ma su di sopra, dentro, da quella parte lì, anche di qua, non è che io pulisco sempre, dico la verità. Questa parte no, questa parte sempre, sempre, perché si vede di più. Adesso inizio qua in mezzo. Sistemare questa parte qua dentro. Guarda, io non vi dico che casino che c'è qua, tra giocattoli, tra ancora le uova di Pasqua dall'anno scorso, che io non mangio cioccolato. Dopo mi dimentico, metto qua e mi dimentico. Guarda qua che c'è ancora uovo di cioccolato. Devo mettere via. Quindi metto via, sistemo tutto. Dopo vi faccio vedere il finale. Sistemare in mezzo, ma guarda qua che casino. Ho torto tante cose che devo mettere via. Adesso metto via queste cose per dopo sistemare tutto qua. Ma io penso che oggi non riuscirò a fare quella parte lì, perché lì ci sono piccole cose. Quindi farò solo questa in mezzo, ma guarda qua che organizzazione, organizzare tutto, 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 fino a giù. Qua da mettere via, qua da mettere via. Adesso manca pochissimo per finire. Questa parte qua, come vi ho detto, io pulisco sempre, quindi grazie a Dio non è così sporca, non è tantissimo lavoro. Solo che già che sto facendo questa pulizia profonda, faccio tutto, non mi piace lasciare niente. A metà,
quindi bisogna fare tutto tutto. E qua c'erano tantissime cose qua sopra, che io ho già tolto moltissime cose, adesso è rimasto di meno per pulire, grazie a Dio. Ragazze, che lavoro! Sai quel lavoro che tu inizi e tu dici no, io finisco presto? Invece no, è stato un lavoraccio grandissimo, ho pulito tutto qua. Guarda che bella pulizia, ho organizzato tutto come avete visto, vi ho già mostrato, non apro più perché vi ho già fatto vedere tutto e che lavoro, non è facile. Per quello che dico sempre, che è buono essere minimalista perché tu hai poche cose da pulire, così con tantissime cose piccoline, piccoline, hai, il lavoro è più lungo. Se ti è piaciuto questo video, non dimenticare il mio like, un bacio, alla prossima. Non dimenticare di prendere qua giù il tuo ebook gratuito. Ciao!